Presidente Bartolini, a poche ore dall'inizio della stagione ufficiale, presentazione in bello stile del riassetto societario e anche del nuovo sponsor. Sì, stasera abbiamo l'onore di presentare insomma, il nuovo sponsor, uno dei marchi insomma, più famosi in Italia, quindi è un onore per il Real Giulianova poter avere nelle sue maglie un marchio importante come quello del Globo. Ringrazio il signor Nicola De Nicola per averci voluto insomma, come suoi portatori di nome in Italia, e poi presenteremo anche la società, che sarà composta da giovani che hanno tanto voglia di far bene, e quindi partiamo con tanto entusiasmo e cerchiamo di fare il meglio possibile. Ecco, diciamo anche che nell'assetto societario c'è una nuova vicepresidentessa, Chiara Caponigri, il DG napolitano. Ecco, come si è arrivati a questa unione di intenti? Sì, aggiungo a loro due il direttore tecnico, che è Massimiliano Pontrelli, e l'unione con questi ragazzi è avvenuta tramite degli amici in comune, ex dei calciatori che ho avuto io in passato, che sono amici loro. E quindi ci siamo conosciuti e la passione per il calcio ci ha portato a fare questa avventura insieme. Giulianova riparte all'insegna dei fratelli del Grosso. Partiamo da Cristiano, che diciamo è l'ultimo arrivato, no? In ordine temporale. Cristiano, cosa ti ha spinto intanto a ricongiungerti con la tua Giulianova? Ma innanzitutto la voglia di continuare a giocare. Mi sono dato ancora un anno. Vediamo se il presidente poi mi convincerà per fare altri anni, ma ho voluto sposare a caso il Giulianova perché mi sembrava anche doveroso nei confronti di una società e di una città che mi ha visto nascere. Non l'ho potuto fare a Pescara perché ognuno poi ha scelto questo, però mi sembrava ovvio tornare a Giulianova e dare una mano a Giulianova e a mio fratello. Ecco, Federico, che effetto fa allenare Cristiano e magari anche dare indicazioni, insomma, ammesso che poi insomma, ve le possiate anche scambiare? Beh sì, a parte l'affetto che mi lega da fratello, per me è una grossa soddisfazione, perché ho a fianco, a parte come dicevo prima, un fratello o un professionista che ha calcato per 20 anni palcoscenici importanti, quindi è anche un aiuto importante che mi può dare in campo e fuori dal campo per farmi rendere conto di alcune cose, quindi è un valore aggiunto di alto livello.